Siamo qua con la professoressa Pampaloni, che è venuta a presentare il suo progetto per Education 2.0. E ce lo racconti un po'? Il progetto che oggi presentiamo riguarda la partecipazione dei ragazzi dentro la scuola. Una partecipazione che è fatta di due versanti. Uno più a livello di cittadinanza attiva e quindi la partecipazione dei bambini della scuola primaria e dei ragazzini della scuola secondaria di primo grado alle assemblee di classe con l'elezione di un proprio rappresentante, quindi un consiglio dei ragazzi, e la partecipazione ai consigli di classe, in particolar modo quelli della scuola secondaria di primo grado, insieme agli insegnanti e ai genitori. E quindi questa è il primo versante della nostra esperienza, che poi non è un'esperienza ma ormai è il nostro modo di fare scuola. Ecco. Il secondo versante, che invece è in progress, è quello della partecipazione attiva dei ragazzi alla progettazione dei loro apprendimenti, e quindi tutta una parte che si attiva con la programmazione comune all'inizio della settimana per arrivare in fondo con le autovalutazioni dei ragazzi su che cosa hanno scelto di fare e su che cosa hanno fatto. In qualche modo il ragazzino non è più alla fine del processo, cioè l'ultimo pezzo in cui viene erogata la formazione, fa parte anche della progettazione, della condivisione. Di fondo le parole chiave sono proprio queste, quindi è la condivisione, il costruire insieme all'interno di una comunità di intenti, che è chiaramente una comunità di intenti degli adulti sull'idea di scuola e sull'idea di bambino, ma che si traduce in una partecipazione del bambino alla costruzione sia dell'ambiente scuola, e quindi anche l'ambiente di apprendimento è un contesto particolare, ma anche proprio all'apprendimento vero e proprio. Ma ci sono i bambini, che sono ragazzini, che sono stati coinvolti? Allora, noi va tutto l'istituto, quindi noi siamo, allora se escludo le scuole dell'infanzia, siamo intorno ai 900. Quindi un bel numero consistente. Sì, noi e relative famiglie, quindi. Certo, e relative famiglie, sì, perché questa nostra idea di fare scuola è quella appunto di una partecipazione convinta di adulti e di bambini. È chiaro che gli insegnanti devono avere in testa i punti di arrivo. E da quanto tempo avete iniziato a lavorare a questo progetto? Noi abbiamo iniziato nel 2000 praticamente, nella costituzione dell'istituto comprensivo. A dir la verità, la scuola primaria, a quel tempo era la scuola elementare, lo faceva già prima. Poi siamo diventati istituto comprensivo e questo è stato... Quindi non è tanto una sperimentazione, è un metodo consolidato ormai. Per noi è un metodo consolidato, è una modalità. In fondo i ragazzini ormai sanno cosa devono fare, per cui, per dire, la stessa condivisione delle regole. Prima parlavamo di regole, poi abbiamo parlato di leggi, ora stiamo parlando anche di procedure, che è un modo di fare scuola e di stare dentro la scuola. E quanto è modellizzabile questo progetto? Nel senso, se altre scuole volessero intraprendere un percorso di questo tipo, quali difficoltà, che cosa serve, servono dei finanziamenti, ci sono dei consigli che potremmo dare? Allora, in realtà non servono finanziamenti, serve aver chiaro che il ragazzino è al centro dell'attività e che noi siamo, più che lo coinvolgiamo, più che motivato, più dà risposte d'apprendimento. Noi abbiamo provato anche una verifica di questo, che non è solo legata alla partecipazione attiva, ma è proprio al contesto, al fare scuola. Abbiamo fatto una ricerca con l'Università di Firenze, che ha messo in relazione le motivazioni, quindi le motivazioni dei ragazzi a stare a scuola, le relazioni con gli insegnanti, quindi l'empatia con l'adulto, ma anche il rendimento scolastico. E abbiamo visto che, è chiaro che c'era un gruppo di controllo di un altro istituto, e abbiamo visto che queste relazioni funzionano. Gli studenti hanno reagito bene a tutto questo? Gli studenti reagiscono bene. Certo, è un lavoro che deve sempre ripartire dall'inizio, perché non dobbiamo, ma perché arrivano insegnanti nuovi, perché cambiano
ovviamente anche i bambini e gli adulti, quindi abbiamo bisogno di tenere fermo questo punto e di rispiegarlo costantemente. In tutto questo progetto c'è qualcosa che ha in testa che vorrebbe ancora migliorare, cambiare? Io penso che noi dovremmo arrivare veramente a... al ragazzino che è consapevole fino in fondo, soprattutto il ragazzino più grande, del proprio percorso di apprendimento, e quindi entrare in classe, scegliere percorsi, lavorare insieme agli adulti, ma uscire un po' da quella che è la classe intesa in senso tradizionale, che non cambia utilizzando le nuove tecnologie. Le nuove tecnologie ci aiutano a migliorare la didattica, ci aiutano ad aprire confini, ci aiutano a vedere le cose. Usate la tecnologia? Sì, noi usiamo le tecnologie, sì, anche i ragazzini poi hanno i blog, fanno queste cose e lo fanno anche con gli insegnanti, soprattutto. Allora, rispetto ai piccoli, noi lavoriamo con il progetto Troll, questo della, e con i grandi, soprattutto ormai con i blog e con gli insegnanti. C'è questa attività, non in tutte le classi, ma in molte classi. L'istituto poi è complesso, quindi... E se dovesse riassumere il suo progetto con uno slogan, quale sarebbe? Io direi ragionare in una comunità di pratiche. Molto bello, grazie mille.